Buonasera ragazzi, eccoci tornati qui in un'altra live, anche se stasera siamo in una BR solo, non in una squad. Grazie alla nostra Auri che mi ha offerto questa sera, che sta pure qui con noi. Ciao Auri. Un minutino, ringraziamo non me, ma ovviamente il nostro Nick che è un bravissimo streamer. Ragazzi, se ancora non l'avete fatto, non perdete altro tempo, seguite il suo canale. Se avete Amazon Prime, potete fare il subscribe. Se volete fare una donazione, penso che a lui faccia più che piacere. Quindi, cosa aspettate? Molto. Supportate il nostro Nick, ragazzi, perché è bravissimo. Siamo anche in compagnia del nostro Tito che stasera osterà. Ci ha fatto questo favore, mio caro amico. Sono Buonasera a qui tutti. grazie a lui, in realtà, se la vogliamo mettere. Sempre troppo buono. Tu mi hai pescato dalle profondità di COD. Sì, ragazzi, per questo seguite tutti quanti i Micros. Se non avete premuto il follow, fatelo, ragazzi. Ok, Non vi noi costa niente. entriamo immediatamente nella lobby perché tra 7 minuti starteremo. È un kill game, quindi pushate, non vi camperate, fate le kill, ammazzatevi e fate veloce. Ok, dovremmo esserci. Ragazzi, Sento avvertite qualcuno magari in il casa lobby, che ha aperto mandatemi un con le messaggio. trappole. Quante persone ci sono all'interno adesso? 45. Ok, vabbè, anche se siamo in live, diciamolo, c'è stato un piccolo problemino, ma d'altronde anche noi siamo umani. È partito il dito, abbiamo saltato l'altra mentre aspettavamo che si riempisse, quindi lo start era previsto alle 21:20, ma partiamo alle 21:25. Errori di Ripeto, è partito percorso. il dito, È il dito è partito il partito, dito. il dito. È partito Tito, Oh, vabbè, direttamente. lo capisco. Vabbè, niente ragazzi, quindi avvertite, magari mandate un messaggino anche in lobby dicendo start 21:25 e chi c'è, chi non c'è, non c'è. E basta. Bene, ragazzi, bene. Che bella lobby. Che bella lobby. Quasi quasi mi metto giù il gioco. Ah, ci sta pure Luchino. Ci sta pure Luchino. Wow. Che tu la sai questa cosa qui, che quando tipo fai il tifo per qualcuno alla fine tipo farta sfiga del primo che Sì, muore. l'ho visto sempre. È una cosa così. Lo sa pure Tito. Una volta ho aspettato la sua squadra, Sì. però non mi è Si erano morto solo morti lui. subito. Mi è morta tutta la squadra. Tutta la squadra. Ma questa è tipo la maledizione dello streamer, cioè non può tifare nessuno. No, no. Ma pure se non tifo, pure se aspetto, vado da qualcuno a vedere, boom, morto. Capita. Sì, è una maledizione potentissima che affligge praticamente Ma tutti. allora pigli, com'è che si chiama, la Spider Cam, quella che si muove Sì, libera per la que mappa, vai nel punto più lontano della mappa, così Esatto. diciamo Non guardo nessun fight elimini che è l'energia meglio. negativa. Te lo dico io Ok. cosa succede, vai tranquillo. Va bene. No, leggo soltanto le kill sopra a sinistra e commento quelle. Posso fare così, per non portare sfiga a Ma nessuno. no, devi andarle a vedere fight perché sono belli, dai. Sì, poi io C'è mi... solo la cosa bella del kill game, cioè che la gente si Esatto. ammazza con cattiveria. Esatto. Poi mi rubo pure le giocate io dei miglior player, quindi... In realtà sono diventato forte così, guardando. Ci sta pure Sayuki, l'amore mio, Stellina. Che mi chiede sempre in live di fare giochi di magia, ma io non lo accontento mai. Mai accontentato. Eppure qualche giorno lo faccio. A fine di un torneo mi metto a fare giochi di magia in Lo fai? live. Sì. Che cosa carina. Cioè, il mio lavoro prima del virus e tutto era questo, andavo nei ristoranti a intrattenere la gente. Stavo pensando che tra un pochino dobbiamo fare tipo un torneo a sorteggio, no? Che volevamo farlo proprio in live, tipo con l'ampolla così, e quindi magari possiamo farlo a te che fai qualche magheggio, tipo, anziché pescarlo, non lo so, lo fai apparire da qualche parte. Vabbè. Certo. Mica male. Gli date
50 euro si può fare tutto Sayuki uno, scrive qualsiasi live e magia. stappa una birra pensando a te. Già. Bevitela con calma quella birra. Guarda, quasi quasi me la vado a stappare pure io. La vado a prendere. Avanti Savoia, buonasera. Buonasera, benvenuto. Non penso sia il vero Avanti Savoia, ovvero Omietol, non penso proprio, sarebbe un piacere. Ok, su Discord ancora non è apparsa il link della live, ma sappiamo che tra il delay e il bot tarda di qualche minuto, insomma, quindi adesso arriverà per Sì. chi la vuole. Anzi, lo incominciamo a mettere, va? Bene, bene, bene. 2 minutini e si starta. 62 su 100 è quasi piena. Qualcun altro entrerà Perfetto. sicuramente. Siamo Quindi ci 62 siamo. minuti Spero 23 minuti. che i player siano carichi come me in questo momento. Perché ce ne saranno veramente delle belle. Guarda, l'attiriamo qualcuno? No, dai, non si fa. No, già per quello ci penso io. La gente a che vuole Potremmo essere prevedere un spettata. vincitore, ma no, mi astengo che sennò porto No, sfiga. Vabbè, no, dai, vai. dimmi. Facciamo un po' di. No, no, no. Come si dice? Buffaggine. Sì, gufiamo, gufiamo. Io gufo per Luca. Tifo per Luca. Bah. No, no, poverino Luca, non portagli sfiga. Continua a mandarmi richieste d'amicizia. Poi questi qui, ma come mi hanno trovato? Vorrei capire. Un cinese, Sei il link che stai ostando la lobby. Ah, no, non quelli della lobby. no, non è gente che vedo qua in lobby, cioè quelle che boh, non so, sono tipo caratteri stranissimi. Sì, quelli li so, a volte hanno pure nomi stranissimi, io non so come chiamarli, infatti li chiamo Cioè, guarda, caratteri aspetta, te lo strani. dico su. No, no, questi non c'entrano niente, il bello è con la lobby, perché non so che simboli siano questi, Giunta. Non lo so, guarda, sinceramente. Vabbè, le cose più belle sono state per me gli errori più belli, i 5C, che erano gli SC. Nobilandro. Nobilandro, che non me lo Nobilandro. dimenticherò mai. Skrillex, Qui chi era l'altro? Aspetta, Skrillex, come che lo chiamavi Skrillex degli LDX? Aspetta, Skittex. sì, poi. Madonna. No, perché io giocavo a Pokémon, quindi Skitty è un Pokémon, a volte, capito, mi. No, bellissimo, bellissimo. Che poi con molta calma, anzi molta Ragazzi, educazione, sono Nobile Ladro mi ha 2:25. scritto. Come è Sì, stato? 20, sono come è e stato il 26 25. starto? Starta, starta. Dai, Vado, ok. startiamo, su, Let's go. Si parte. si comincia, dai. 64 su 100, 64 player che si scanneranno in questa lobby. Perché non importa arrivare primi, l'importante è fare tante kill. Quindi vediamo un pochettino cosa accadrà di interessante. Però io voglio sapere il favorito per Tito. Lo voglio sapere, sono curioso. Cioè, sono 3 o 4, secondo me. Avanti, Savoia punta su Super Mario. Bene. Un po' God è diventato come Super Mario, alla fine saltano tutti. Quindi un po' Super Mario c'è. E che qui non bisogna salvare nessuna principessa, qui bisogna ucciderla. Ci sta anche Bowser, che sarebbe il macellaio, il boss. Dagli, allora, bene, bene, bene. Il nostro aereo parte da poligono di tiro verso base radar. Quindi, tipo il dormitorio, località sciistica, Kalura sono irraggiungibili. Anche la piattaforma mi sa che è A abbastanza meno che non è irraggiungibile. l'avio, ma in un kill game solo non so a cosa possa servire un avio, quindi Esatto. Non penso che nessuno abbia l'avio. direi che
Sicuramente vedremo tanti con le trappole. Ma tanti, tanti, tanti. Allora, vediamo i primi che vanno a scontato. countdown. A Countdown già se ne sono buttati tre. Vediamo. Andiamo un attimino da loro. Andiamo un attimino dal 28, da Peppino. Vediamo cosa ci combina Peppino. Ok, ne ha uno davanti, proprio davanti a lui. Vediamo com'è se la gioca qui. Davanti a sé, Appemaglia, ragazzi. Attenzione. Sono Attenzione, Avemaia finito da Peppino. Io l'ho detto, gli porto sfiga. Gli porto sfiga. Attenzione, c'è Omero pure lui. Subito un altro fight. Peppino ancora. Peppino con Omero. Attenzione, viene finito con il BY. Mamma mia, ragazzi. Mamma mia. Inizia così, subito. Avemaia nemmeno il tempo di atterrare, poverino. No, non ce la faccio, bellissimo. Allora, bella semplice a Andiamo. poligono, Andiamo da Romeo. secondo Io me. sono a Diner, un attimino, che sono in 4. Tu mi dici poligono? Anche Killazzo appena ho visto una kill. Andiamo un attimino da Miki al poligono. L'allenatore di Rocky, vediamo come se la gioca qui. Ha preso già qualche hit. Infatti si è appena curato. Vicino a lui ci sta Trader, dei tir. Vediamo, Trader è meglio, però attenzione. tosto. Attenzione, viene Tosto hittato, 17 Trader. HP. Arriva a 19 perché erano gli ultimi due dell'accemo statico. Adesso viene pushato da sopra e lo finisce. E lo finisce. Lì non ci vedeva nulla. Ottimo player, Trader qui. Ottimo player, ottimo player. Vediamo se perché vicino a lui ci stanno ancora Nitro e Dax. Non so se è a conoscenza, probabilmente sì. Avrà visto qualche altro paracadute in più. Si avvicina infatti a loro. Se ne sale sulla torre. Luta molto velocemente. Attenzione ragazzi, Sayuki in doppia, intanto. Sayuki in doppia, mamma mia. L'amore mio mi fa sognare. Attenzione che qui Trader viene pushato. Vediamo come se la gioca qui. Attenzione col BY, va lui al push. Niente, si stanno studiando. Si studiano come due squadre di calcio. Mentre ci sta Dax che li osserva. Là ci sta Omero. Omero su Dax, mentre attenzione. Si è già spostato, era E countdown, pusha giusto? Trader in una maniera pazzesca. Attenzione, finisce anche Mamma. Trader. GG, arriva Nitro da dietro. Vediamo come se la gioca. Vediamo se si porta a casa una tripla. Vediamo se Omero va in tripla. Attenzione, sta lì. Nitro lo sale. Ciao, nobile ladro. Che piacere, onore averti qui live. E qui Nitro se ne scappa. Mamma mia, Omero scatenatissimo. Omero scatenatissimo. Attenzione col gas nuovo. Nitro ancora. Gliela lancia addosso. Vediamo se lo becca. Però se non metto la kill. Omero da su. Ancora che si lanciano gas nuova a vicenda. Vediamo come se la gioca qui Nitro. Perché si è messo dietro la roccia. Però lì è abbastanza visibile. Se Omero si affaccia lo vede. Ed ecco che viene sicuramente spottato Nitro. Viene hittato. Sbagliata, 81. Lancia uno scudo. Ma viene pushato da Omero immediatamente. Attenzione ancora Omero. Omero. 8 HP. Finito Omero. Mamma mia, mamma mia. E qui Omero, GG per lui. GG per lui. Eh stasera ragazzi, sì, eh sì. Siamo da Gorilla al infine manicomio. era countdown, si è mangiato l'unico superstite di countdown, Esatto. Attenzione, viene si pushato Gorilla in questo momento. 8 HP. Riesce a fuggire, ma viene nuovamente pushato e finito da Matteo. Da Matteo. Io aspetto la gente e mi muore. E l'ho detto ragazzi, è così. Non dovete essere aspettati da me, se no morite. Andiamo un attimino da timer. Vediamo cosa ci combina qui timer. Con un bella K47 in mano. Ovviamente si trova di fronte a Knight. Attenzione, Poltergeist è vicino a lui. Seems good. Fammi vedere il vincitore su Super Mario. Va bene. Lo sono vedremo. anch'io lì. Sono anch'io lì a farmi trovare loro. Ottimo, ottimo. Vediamo timer che prende una Intanto buona Jerry se la sveglia. posizione, secondo me. Tito, tu che ne pensi della posizione di timer? Che ne capisci più di me, sicuramente. Di timer. Non è messo male, però un po' poca visuale, diciamo, da lì. Ok. Un pochettino separato. Cioè ci sta, cioè nel senso.
tra i due fregarsi la kill quando quello è fin di vita, vediamo un po', non Ok, so. andiamo da Super Mario, perché si chiama proprio così, Aka, Super Sì, Super Mario. Mario. Sì, Che è ancora lì con l'11. timer. Sono lì che si Sì, si gira sta intorno per studiando, vedete caso. come salta, proprio come Super Mario, è lì. Ce l'ha il tocco di Super Mario, Esatto. vediamo se riuscirà a salvare la Super Mario principessa. Bros. Tom Ok, di fronte a timer, adesso Contestata il lì. fight è proprio lì lì. I passi sicuramente li hanno sentiti a vicenda. Eccolo, lo vede, lo spotta! Super Super Mario Mario su timer. lo lasera Proprio l'ha terminato in una maniera pazzesca, ragazzi. Sì, laserato, proprio sì. laserato. Sì. Se vuoi spiegare il concetto del termine laserato, prendi questo pezzettino e lo fai vedere. Esatto. Semplice. Molto, molto easy. Devi andare un attimino da Feb, dei D4. Vediamo cosa ci combina qui, che sta in elicottero, però non va al push. Non va al push, si sta in elicottero. È una buona strategia. Ok, si butta. Si è lanciato nella torre di Mercato Nero. Quindi lì sta solo Soletto, vuole lootare un pochettino meglio. Andiamo un attimino da Scorciosano. Vediamo cosa ci combina qui Scorciosano, perché si sta avvicinando. Ok, ci sono due elicotteri su. Ok, questa è una delle strategie migliori, stavo Capiamo, dicendo. Super Mario. Dove è finito Omero? Non lo leggo più, dove è uscito? Omero è uscito? È stato fatto fuori, No, peccato. Peccato. ci ha lasciati, non me ne sono accorto. Nemmeno io. In questo momento abbiamo Super Mario con 4 Adesso kill. E lui. contro chi? Quello che hai di più. Sì, è proprio lui in questo momento che prende una moto, se ne va via. Andiamo un attimino da Anteormarx YouTube, un altro streamer, probabilmente. Che guarda un po' in aria, si trova lì nei pressi di Attenzione, Super Mario standoff. puntato Coti con la moto. Allora torniamo un attimino da Super Mario. Torniamo un attimino da Niente, lui. niente. E Continua, ancora, mamma mia, continua. me la sono persa per un secondo. 5. Cotti. Cotti viene di nuovo la serata da Gli Super Mario, mamma mia. Attenzione, stanno piombando addosso. Secret, Super Mario ancora. Viene accecato stavolta. Però vediamo come se la gioca Super Mario. No, finito. Finito. E qui si è giocato la partita. Aveva 5 kill, però vediamo se. Se dici se riesce Perché a non è detto resistere? che. Che magari non deve trovare Attenzione, 5 perché kill, ecco. Matteo con 3 kill è appena morto adesso. Gli altri sono tutti a 2 e 1. Attenzione, ragazzi. Sì. Attenzione. Come ho detto, lì bisogna vedere le ultime. Chi rimane delle ultime safe. Sì, esattamente. Ci Andiamo un vedete in attimino da scontro, perché sono Nobono. tutti molto Attenzione, sigillosi. Nobono, Nobono. Finisce Anteormarx, Nobono. Anteormarx non era a conoscenza che Nobono stava lì, prende il cavo e se l'è visto davanti. Nobono, sentendo sicuramente qualcuno del cavo, l'ha finito in una maniera fast, fast, fast. Quindi, GG Allora, per abbiamo lui. standoff, stanno quattro player a standoff abbastanza sbagliati. Sì, ci sta A anche il nostro caro amico mercato. Taxi. Abbiamo tre player, Attenzione, guarda. Nobono con Rame. Rame prova con l'NA, Nobono invece con l'Arctic, Abbiamo vediamo. Feb che punta a Scorciosano. Scorciosano forse la spunta. Riesce a filare via con metà vita. Non si Ancora riesce a filare via. Nobono e Rame si lanciano frecciatine con gli sniper, però qui Nobono deve lasciare un pochettino l'aria perché con l'NA non so quanta speranza possa avere. Non lo so. Attenzione, Intanto Nobono Mercato vede Scorciosano, Sayuki. ragazzi. Nobono vede Sayuki. Attenzione, andiamo un attimino da Sayuki. Proprio lui con due kill. Vediamo cosa Vediamo ci combina qui. Sayuki. Sale sul tetto. Sotto di lui ci sta proprio. Vediamo cosa fa. Ok, ne lancia un pochettino. Lo push. Attenzione, Sayuki ancora. Sayuki. Itta malamente. Continua, continua. A Rame, Sayuki, vediamo dai, su. come se la gioca, vediamo se riesce a prendersi la terza kill. Problema è che lo sta lasciando curare. Lo ha tirato Sì, col lo deve piede, pushare sicuramente la immediatamente, lo porta. deve pushare immediatamente. Vediamo come se la gioca, ed ecco che entra Sayuki ancora lì. Vediamo come se la gioca Sayuki su Rame, ce la fa, ce la Ha fa. nelle vicinanze un altro player, attenzione. Mamma Gli arriva mia, da dietro, gli ho arriva da sentito dietro, attenzione. che è proprio E Taxi. Taxi, Taxi e Sayuki, Taxi e Sayuki si scontrano ancora, Taxi e Sayuki, 27 HP per Sayuki, Taxi qualcosina in più,
Ancora! Taxi su Sayuki, mamma mia! Mamma mia, peccato, peccato, Vedi, Sayuki sta con 3 peccato. kill di uscito, Taxi adesso sta a 2. Quello con più kill è Feb con 3. Cioè, le kill di Super Mario per adesso sono le più ottime, sono Esatto, 5. Super Mario al momento ancora con 5 kill si aggiudica il Ancora. torneo. Andiamo qui da Ancora Lorix Andrea, che ha un sì, Poltergeist figurati. vicino. Vediamo come se la gestisce. Ed ecco, lo vede davanti a lui. Pallidium però li frega la kill. E qui è importante fregare le kill. Qui Lorix se l'è fatto scappare. Lorix se l'è fatto scappare. Mamma mia, Super Mario secondo me è il player italiano più forte. Non li conosco, ma dicono che stanno scalando le classifiche. Interessante. Interessante. Lorix che con Ninja sale su. Interessante. No, io sono un giocatore MG, quindi qui per fortuna che c'è il nostro Tito che può darci più informazioni. Più o meno dai. Se ne Feb si porta a 4. Si avvicina Super Mario, Ok, Lorix invece se ne va. difensore della Lorix vita. decide di andarsene. Questa giocata non l'ho guidata tanto bene. Andiamo da Taxi. Feb sta a 4 kill intanto. Potrebbe essere lui a levare il posto a Super Mario. Attenzione, Taxi! Finito da no buono. Taxi va giù. Taxi finito da no buono. Mamma mia. Andiamo un attimino da Feb. Si trova solo Soletto. Non ha nessuno nei pressi, mi sa. È solo, quindi una kill. Matematicamente Sì, praticamente ha vinto perché i player esatto. sono Quindi rimasti, dovrebbe trovare un solo push. pochi. Dovrebbe provare a far qualcosa. Perché gli altri ormai li vedo tutti fuori. Gli altri, secondo me. Insomma, sta andando a fabbricarsi l'elicottero, li ha mercato. Adesso si prende Attenzione. l'elicottero, andrà a Chi cercare Pallidium viene l'uscita ittato con principale. l'Arctic. Attiva ovviamente il Poltergeist per curarsi e cambiare posizione. Se ne va, riesce. Andiamo un attimino da Feb. Vediamo se ci fa un push di quelli con i controcoglioni. Perché di 4 queste cose ce le hanno. Comunque alla fine se Feb fa un'altra kill e va in parità con Super Mario, vince per posizione. Per Immagino. posizione, esatto. Quindi Sì, alla fine l'importante per sicuramente. lui è farne un'altra. Ok, Perché si va sta al avvicinando al drop. player. Ne ha uno alle spalle, vediamo. C'è Lui Falù che inizia a riprende spararlo. l'elicottero, attenzione. 140 HP per Feb, che probabilmente adesso gira con l'elicottero e lo punta. Ok, no, sale sul tetto del manicomio e va verso di lui. Lo vuole spottare prima, ovviamente, la giocata più giusta. Tipo io, ad esempio, l'avrei pushato in un altro modo, avrei sbagliato sicuramente. Attenzione, lo vede con l'Arctic, prova Feb. Se si prende questa kill, uno, un'altra hit, due hit, Feb su Gemipala. E qui mi sa che si è aggiudicato il torneo. Attenzione, vediamo se va la 6. Attenzione, su Cefalù, ancora hit. Ancora la sesta arriva. GG per Feb, mamma mia, ragazzi. Eh Stando sì. lì sdraiato bene, gli ha Sì. regalato la sesta kill. Sì, Esatto, perfetto, questa è una ragazzi. killer regalata perché comunque appena prendi la prima hit devi cominciare a Ottimo correre come se player. non ci fosse mai. Dynamite mi chiede cosa ne penso del luo. Guarda, mi stanno troppo Esatto. simpatici, tutto merito di nobile ladro. Ok. No, pedicolo a loro, cioè, anche No, sono oggi un bel tutti i team. Yu hanno fatto qualche kill, quindi GG Sì. anche per loro. No, poi come clan in generale, li ho visti fare delle belle giocate pure in altri tornei. Hanno il potenziale giusto per far bene, per far bene. Come tutti i player italiani, ancora c'è tanto da migliorare nel competitive, però comunque a livello italiano se la possono giocare un po' con tutti. Bene, quindi vediamo come finisce sta lobby. Feb praticamente Feb, credo abbia vinto perché sei penso che team, ormai credo abbia anche su vinto, perché Finora. comunque, cioè uno tra Lorix, Uno ci vorrebbe. Nobono e Palladium, se si fa tutte e quattro le kill, può levare il titolo a Te Feb, la ma la vedo vedo abbastanza, difficile. abbastanza impossibile, però può succedere. Sì, è una Non probabilità credo che basta. su 1 milione ci sono, tipo, secondo me. Su troppe. Esatto. Anche perché se Feb si porta a casa un'altra kill, matematicamente è finita. Proprio matematicamente, nemmeno una speranza più su 1 milione c'è.
Ed è in una posizione molto vantaggiosa per vincere direttamente la lobby, secondo me. In altezza, in safe. Più che altro se il prossimo che muore non è lui, perché se il Sì. prossimo che muore non è lui, nessuno può arrivare a seguire, appunto, Esatto. semplicemente. Quindi basta rimanere in vita 2 secondi, ma Sì, non anche lo perché per dovresti ora sono vedere, un po' tutti penso che separati. Ci sta soltanto comunque Obsorri e se lo porti a Lorix casa. vicini, più o Se meno. vedi che sta live e senti quello che sto dicendo, non te la sto tirando, sto facendo ragionamenti logici. Non me ne volere. Non vogliamo che perdi, Febbe, anzi, ci hai fatto emozionare. Hai fatto veramente una No, ma secondo bella me partita, un bel torneo. ne Attenzione che ascolto Febbe un spotta altro, qualcuno in lontananza. Vediamo, col ninja però va tutto alla sinistra, ma Febbe lo segue tranquillamente. Vediamo qui cosa ci combina. Decide di non sparare. E sorry, Lorix finisce sorry. Lui si sta guardando lo spettacolo dall'alto. Adesso prova a hittarlo, ci prova con l'Arctic ancora, non entra nessuna hit. Lì Lorix si è preso una kill importante, perché va a 3, attenzione. Attenzione, lì Febbe su di lui, però non riesce a hittarlo. Adesso Lorix si avvicina. Vediamo cosa ci combina Lorix, Lorix è quello perché che ha di fronte, sì, è quello l'unico che può 35. fare l'impresa della vita. L'unico è Lorix adesso. L'unico è Lorix. Dovrebbe fare un miracolo, però ce la può fare. Esatto, Tutto è esatto. possibile. Attenzione, Fed lo vede Se nuovamente. Vede Nobone e l'altra. Palladium fightano fra di loro, è finita. Tra l'altro, ha un drop dietro di sé, ma non interessa giustamente neanche aprirlo perché Sì, è rischia in già una buona tutto. posizione, adrenaline, giubbotto al 3, AK-47, Arctic, tutto preso. C'ha Sì, tutto. tutto suo. Non gli manca nulla. Adesso vanno a formare più o Però meno non un penso che lo rombo, stesso nel dubbio. i player. Sì, Ok, vediamo Lorix qua come se la adesso gioca. ragazzi vince chi ha l'high ground, perché con la safe si fa Sì, più piccola. sì, Chi sì, sta in avanti sì. a bordo safe è svantaggiato. Esatto, Chi deve esatto. salire. Febbe è proprio in una posizione ideale in questo momento. Comincia a lanciare granata a grappolo come se non ci fosse un domani verso Lorix. Attenzione. Vuole eliminare qualsiasi Anche possibilità di vittoria. Attenzione, lo becca, lo becca. Lorix viene intanto dalle sue granate, di nuovo sicura, viene ancora ittato? sta sotto i 100 HP, Sì, si è curato. ancora, mamma mia ragazzi, se non si cura in questo modo così veloce già sarebbe finita. Attenzione con la K47! E Febbe mette la sentenza, è finita qui Diciamo ragazzi. la mossa peggiore che potesse fare Sì, nella non storia doveva della farlo, lobby. cioè doveva immaginarsi Quella proprio che era lì spottato, quindi... lì al manicomio, l'unica cosa che puoi fare è entrare da sotto Grazie per il top e vedere fan, se riesci a Sommelet Arcade, spottarlo. grazie mille. Sì, Vediamo qui vabbè, Febby Feb come se la ancora qui gioca. nel tetto di manicomio. Sì, ci sta Palladium. Adesso commenteremo le ultime giocate per vedere chi vince la lobby, ma Sta ormai il messo comunque torneo è davanti stato vinto da Feb, Febb. matematicamente. Quindi adesso Febby qui se la prenderà Sì, molto è stato scialla. Attenzione, fatto. sta lì dentro, Febby l'ha Eccolo, spottato, l'ha l'ha spottato. spottato. Bella Febbe raga, non fa grazie per la live e più. per le belle parole. GG per Feb. Ma grazie a Secondo te, me nobile ladro, muore, neanche se ne figurati. accorge. Guarda qua. Questo è quello che ti Attenzione, Feb lo pensavo. vede, lo pusha. Te lo vedo. No, no. Lo rende one Sì, shot, ma è come? riuscito a Un HP, fuggire. mezzo HP. Mamma mia. Super Colpone Mario pro dell'HS, player, raga. mamma mia. Eh sì, Super Mario è un pro player. Se non ci lasciava le penne, probabilmente Feb non avrebbe vinto il Finito a metà torneo. lobby e ha comunque infastidito, diciamo, quello che andrà a vincere, perché Sì. è stata una lobby, diciamo, abbastanza tranquilla, non c'è stato Esatto. nessuno che l'ha andato a cercare, Attenzione, quindi Nobone e penso Febbe. che Nobone e sia Febbe. Febbe qui giusto. su Nobono. Attiva però. Ma è Febbe lo stesso. Pure col Febbe medico. Non si fa. Non si tira indietro. Lo finisce. 81 HP per bravo, Febbe Febbe qui. si scansa. Che fa un'ottima giocata qui. Si scansa in una maniera perfetta, devo dire. Cioè, lì l'ha rischiata 150. tantissimo. Ma è riuscito a buttarsi proprio in un momento. E in un modo secondo me unico. Attenzione, abbiamo Feb contro Abbiamo Feb contro T-Palladium. Vediamo chi avrà la meglio tra i due. Attenzione, Feb è risalito mentre Palladium è risceso. Adesso prende una posizione ancora sì, più perché alta. il suo L'ha high ground è spottato, giusto. attenzione.
Vediamo se si porta a casa la nona kill. Comincia a lanciare smoke come se non ci fosse un domani. Si lancia sulla cisterna. Ottima la posizione, direi. E lì non lo vede, attenzione ancora con la K. Febbe su Palladium si porta a casa anche la prima posizione. 9 kill. Mamma mia, che player, ragazzi! Mamma mia, che player, Feb. GG. Mamma mia. Impressioni su tutta la partita, Tito. Dimmi un po' come ti è sembrata. Avanti con le kill, però poi alla fine quello che concretizza il risultato è chi prende i ground, si pusha, sì, ma senza troppa, diciamo, troppa foga. Vedi, Feb all'inizio dava una kill fino a metà partita, Sì. dopodiché ne ha fatte altre 8. Super Mario invece era Alla quello fine, che pushava, gli è andata benissimo. Cioè, se non perdeva, se non ci lasciava le penne in quella situazione, secondo me tipo vinceva questa lobby con 12-13 kill. chi Sì, fosse. Secret. Che poi secondo me a Super Mario l'ha fregato pure la safe, perché erano a bordo safe che si stava chiudendo. L'ha fregato anche quello. Peccato, peccato. Un altro player. Esatto. In realtà vediamo qui nei risultati che pure Romero stava a 5 kg come Super Mario, Sì, però però è mi... uscito, mi pare, prima. Esatto, mi sa che Omero è uscito prima. Quindi era Sì, è sempre uscito Super prima. Mario. Sì. E allora, ragazzuoli, grandissimo Feb Carino, io ti da saluto. Dynamite. Ciao Tito, Ti ti saluto. ringrazio per Grazie per la essere stato qui con compagnia. noi. Grazie mille Tito, ci becchiamo alla prossima. A te, Buona serata, Nino. Alla prossima. Ciao ci ciao. becchiamo dopo in game in caso. Bella, ciao ciao. Ciao ciao. Bene ragazzi, che dire? Super Mario, ottimo player, grandissime giocate. Aveva cominciato in una maniera pazzesca che se continuava avrebbe distrutto la lobby, secondo me avrebbe fatto un macello. Quindi grandissimo GG per Super Mario che ci ha regalato delle giocate pazzesche. Ma alla fine Sigrid è andato là, è arrivata, diciamo, quel qualcuno che ha detto no, tu non devi. Super Mario è stato pure un po' sfortunato, secondo me, perché si trovava, se non ricordo male, a fine di un fight, aveva appena killato qualcuno. E poi è arrivato Secret, quindi secondo me c'è stata anche un po' di confusione con la safe che arrivava e tutta una serie di fattori. Purtroppo ci ha lasciato le penne troppo presto, perché era 5 kill veramente tipo a inizio game, quindi mamma mia ragazzi, aveva fatto qualcosa di straordinario. Tutti stavano a 2 kill, forse qualcuno stava a 3, ma forse lui già stava a 5. Quindi lui, Super Mario, quando è stato fuori dai giochi, Feb ha cominciato a piano piano portarsi una kill dietro l'altra e ad arrivare a un totale di 9 kill, portandosi a casa anche la partita, la prima posizione. Quindi complimenti a entrambi i player, ma volevo fare complimenti a tutti i player, a tutti e 63. Mi dispiace per Luchino che siete il primo a morire, che io lo tifavo io, quindi ricordando le parole di Auri, io non posso tifare a nessuno, mi dispiace Luca. Mi dispiace che poi Luca è andato in un punto dove Peppino l'ha finito in una maniera così fast che poi Peppino è stato finito. Cioè, Peppino era quel player della maledizione dello streamer. Era lui, in poche parole. È stato mandato da me per uccidere ad Ape Maia, ovvero a Luca. Quindi, grandissimo GG. Ringrazio a tutti gli spettatori. Grazie mille. Ringraziamo a Uoscorciosano che giocava, ringrazio Nobile Ladro che mi sta tanto simpatico, a Dynamite, a SM Ita, ringraziamo anche a Avanti Savoia che tifava tantissimo Super Mario. Detto questo, ragazzi, ci becchiamo ai prossimi eventi della community italiana o dei Wasabi o di entrambi, un po' tutto, tutti sponsorizzati Game TV. Grazie mille a tutti. Ci becchiamo alla prossima, un saluto dal vostro Nikros. Bella ragazzi, ci becchiamo in game.